Ci troviamo sulla collina più alta di Ferrere. Come vedete, anche se siamo verso l'imbrunire, si vede tutte le montagne, dalle zone della montagna del Piemonte, che è il Monviso, fino alle mie spalle della Val d'Aosta, il Cervino. Un po' di tempo fa, un'ora fa, si vedeva con chiarezza il sole che batteva sulla nostra neve, un po' piemontese, un po' valdostana. Ma noi qui a Ferrere non abbiamo bisogno della neve, perché l'abbiamo creata artificialmente anche dentro i nostri presepi. Abbiamo per la 14ª volta fatto il tour dei presepi. Ogni collina, sarebbero 8 per la precisione, più altri che si sono aggiunti anche nella valle, ogni anno costruiscono un presepe. Ma la particolarità è che, pur avendo gli stessi luoghi, i soggetti cambiano. Cambiano i rettori, cambiando i rettori cambiano gli artisti, cambiano anche gli artigiani, e ciascuno svolge il suo tema. Non abbiamo un tema particolare. Ciascuno fa quello che gli piace. Il vero artista non si mai regola con delle caratteristiche o degli obblighi particolari. La bellezza è che, oltre alla diversità dell'impostazione di luogo per luogo, e che cambia ogni giorno, cambia ogni anno, cambia ogni volta che cambia il rettore, cambia l'artista, come abbiamo detto, c'è un clima di conoscenza particolare. Perché parlo di conoscenza? Ferrere è a 600 metri da dove siamo adesso dall'Albese, e siamo dalla casa più lontana di Ferrere 9,5 km. Prima eravamo a San Secondo, da San Secondo eravamo a 5 minuti da Villa Franca, poi eravamo a San Rocchetto, dove siamo al confine con Valfenera, Villata e Cellarengo, quindi un po' un centro, diciamo, contadino, ancora legato alle tradizioni. Qui vedete vigne, noci, nocciole, boschi. Una volta non si usava neanche più la legna, adesso qui vengono tutti a fare legna. E si ritorna ai tempi antichi, ed è facile passare da questo tempo antico di oggi al tempo antico di 2000 anni fa, dalla nascita di Cristo. E ogni persona, ogni collina, come la chiamiamo noi, ogni artista si rifà quel 2000, ma lo interpreta a suo modo. Qui trovate ad esempio i lavori di Mastro Geppetto, perché ha lavorato col legno. Un momento fa abbiamo trovato sulla collina di San Rocchetto una costruzione di presepio, ricostruendo tutta la storia del re Erode, ricostruendo la storia dei palazzi. Poi siamo stati su una collina che si chiama San Secondo, dove là hanno fatto un po' gli arti e i mestieri partendo da 2000 anni fa fino adesso. Siamo passati al presepe tradizionale di Sant'Antonio, che è la festa anche più vicina che abbiamo, il 16-17 di gennaio, e lì hanno voluto mettere proprio in risalto il Sant'Antonio Abate, il Sant'Antonio dei Porci, come si diceva una volta. Lo chiamavano il protettore degli animali, ma viveva da Monaco. Allora lo vedono ancora in modo tradizionale. Un altro invece molto artigianale si chiama sulla collina di San Giuseppe, dove lì il bello è che le nonne hanno lavorato a fare delle piccole miniature di tutto, dalle donne che lavorano, ai bambini che crescono, agli uomini che lavorano, alle casette, tutto in miniatura. Finiremo il nostro giro, quello che io chiamo il presepe della strada, perché è costruito su una strada. Per 6 mesi lavora su quella strada a fare il presepe. Io l'ho chiamato il presepio di strada. E bisognerebbe inventarlo anche nelle città, per i tossicodipendenti, per i barboni, per gli abbandonati, per gli immigrati, per quelli che vivono in strada. Lì andate tutti i giorni per 6 mesi, vedete Gesù
che nasce sulla strada, sta nella strada, sta con la gente di strada.